Sì, colleghi, grazie Presidente. Abbiamo ascoltato le ragioni della richiesta di emendamento, ma come gruppo PD riteniamo non sia opportuno accoglierle. Riteniamo che i cosiddetti TTIP siano un fattore positivo per l'economia, soprattutto dell'industria agroalimentare italiana, e che l'unica problematica che ci siamo posti e che per primi abbiamo posto con la nostra mozione firmata, se non erro, da tutto il gruppo PD, se c'è un'eccezione per ragioni tecniche e non per ragioni di motivazione, è appunto quella di tutelare rispetto al consumatore la riconoscibilità del prodotto di qualità, la quale produzione non viene vietata. Sottolineo inoltre che in una misura destinata alla conservazione, alla standardizzazione del prodotto, l'utilizzo di latte in polvere, che è latte disidratato, oltretutto, non è che è latte chimico, è al momento già concessa a molte produzioni casearie. Quindi la posizione politica è difendere quelle aziende italiane dalla minaccia dell'Italian sounding, dalla minaccia di essere disperse in una confusione di mercato, sì, andare a impegnare il governo in un passo indietro rispetto a una battaglia sui cosiddetti TTIP, che a nostro parere è corretta, questo no, quindi non accogliamo l'emendamento. Grazie consigliere Baldi, presidente.